E benvenuti a tutti a una nuova serie in italiano sul canale. Ho voluto fare questa serie per due motivi. Uno, perché c'è un amico content creator che ha fatto sempre serie in italiano e adesso vuole iniziare a farle in inglese, e quindi per controbilanciare ne faccio io una in italiano. E anche perché non c'è nessuno che ha finito questo gioco in italiano su YouTube, a meno che io sappia. Intanto, per prima cosa, se non lo mettete a 60 Hz, questo gioco è ingiocabile. Io ho provato a 50 Hz, è da spararsi sulle palle, già è difficile di suo, se, cioè far così è veramente da fuori di testa. Mettete 60 Hz, per favore, più fluido lo fate andare, meglio è. Io spero di fargli giustizia. Oggi ho provato a giocarci, mi va tutto storto, quindi benissimo. Iniziamo il primo episodio proprio a puntino, ecco. Tra l'altro, ho appena finito di registrare l'ultimo episodio dell'altra mia serie, l'ultima serie in inglese, Vagrant Story. Comunque, God End, per chi non conosce God End, God End è famigerato per essere uno dei giochi più difficili di sempre, che non è vero, perché ce ne sono di molto più difficili. Una volta che si conoscono due o tre trucchetti, non è così difficile, ci sono tanti tanti checkpoint, più di quanti ce ne so sembra. Ci sono certi livelli un po' rompipalle, ma in generale è abbastanza i checkpoint sono abbastanza, come si dice, lo so in inglese e non lo so in italiano, vabbè, avete capito, no? Ma il fatto, perché questo gioco è infamato è famigerato, più per la difficoltà, o anche per la difficoltà, ma principalmente per la recensione di IGN, che gli ha dato 3 su 10. Quindi adesso andremo a smentire IGN facendogli vedere quanto facevano schifo a quell'epoca. Ma quella volta, quella recensione, mi spiace parlare sopra i personaggi, ma chi se ne frega della storia, sinceramente. La storia fa solo da contorno, tanto... Sappiamo già, questo gioco è completamente fuori dai cardini, è coatto al massimo. I dialoghi sono over the top. No, ma stavo dicendo, la recensione a quell'epoca è stata forse la prima recensione che ha fatto capire alla gente quanto i giornalisti videoludici spesso non sappiano niente. Comunque, God End, ultimo gioco di Clover Studio. Ah, devo cambiare un attimo i comandi, aspetta. Ultimo gioco di Clover Studio, dopo Kami. E... un altro... è Beautiful Joe. Dopo Kami e Beautiful Joe, hanno fatto God End. Essenzialmente è diretto da Shinji Mikami. E una volta, perché cosa è successo? Clover era sotto Capcom, e dopo che Shinji Mikami ha fatto Resident Evil 4 e ha sbancato, allora Capcom gli ha detto: ok, fai quello che ti pare. Ed è nato God End. Mi ha detto: ok, puoi fare quello che vuoi. Ecco qua, hai carta bianca. E lui ha detto: ok, facciamo questo gioco qui. Nessuno lo capì all'epoca, forse pochi lo capirono, perché c'è... oh, chi se ne frega. E infatti è venduto da schifo. E forse il primo della maledizione Platinum, che fa sì che i loro giochi non vendano mai niente. Ok. E il commentary di questo gioco sarà un po' strano, perché soprattutto a livelli alti di difficoltà richiede la massima attenzione. Avrei potuto giocarlo in facile, ma facciamo a meno per una volta. Bam. Perfetto. Tu ti prendi un po' di botte. Vabbè. E voi questa. Vediamo se posso. Sì. Ok. Aspettiamo che questo qua si fa vedere. Eccolo qui. Vabbè. Comunque, avete già capito il genere, il gioco è questo, sinceramente, è così tutto il tempo per una decina d'ore. Non è troppo lungo, ma neanche cortissimo. Ok. E comunque, facciamo vedere un attimo i comandi base, tanto oggi passiamo tutto il tempo in questo stage, in questo livello.
Di base Godend funziona in un modo molto strano. I comandi sono questi. E c'è già qualcosa di strano se li guardate un attimino. Intanto abbiamo avanti e indietro sullo stick sinistro per andare avanti e indietro, e destra e sinistra muove sia la telecamera sia l'orientamento. E questi si chiamano tank control. Tipo, cos'è? Lara Croft mi pare che è tank control. Croc 1 hai tank control. E Resident Evil 4 hai tank control. Ovviamente Mikami ha detto ok, prendiamo lo stesso schema di controllo. Ma ne hai disperatamente bisogno, perché lo stick sinistro ti permette di schivare. Quindi indietro fai capriola all'indietro, destra e sinistra fai i sidestep e avanti fai questo. E ovviamente a diversi attacchi devi rispondere con diverse schivate. Non so se posso già adesso, fammi vedere la sede. Posso un attimo magari far vedere con l'aiuto di uno dei nemici qua. Ehi. Ok. Aspetta. Aspetta che ne togliamo uno dall'equazione, perché almeno togliamo quello dietro dall'equazione. Che non voglio. Voglio far vedere un attimino le schivate. E con due nemici mi risulta un po' difficile. Ok. Cioè, faccio vedere, per esempio, se riesco a schivare senza farmi beccare, questo fa anche attacchi abbastanza rapidi. Ma per esempio posso schivare così, ma non tutti gli attacchi li posso schivare così. Certi attacchi tipo prese devo per forza fare così, o almeno schivare lateralmente, no? Poi abbiamo quadrato, è una combo semplice. E poi c'è triangolo, X e altri tasti per attaccare. Ma la roba bella di Godend è che se andando si va sulle tecniche dal menu, praticamente si può impostare cosa fa la combo base, cosa fanno gli altri 5 tasti che sono triangolo, X, giù quadrato, giù triangolo, giù X. Quindi alla fine diventa un gioco dove devi personalizzare Jin, che è il protagonista, come meglio credi. Per esempio io adesso la combo base è questa, quella che mi dà di default, però per esempio siccome io mi trovo meglio con questo attacco che serve per rompere la guardia dei nemici su X, io lo metto su X. Nel frattempo io mi prendo questo che è un segreto. Ne sono veramente poche di queste, ma all'inizio ce n'è una, la prendiamo. Di solito hanno dei bei drop dentro. La frutta è vita, comunque. Sì, allora ripetendo un attimo i comandi base. Quadrato per la combo base, poi abbiamo un modo per rompere la guardia ai nemici. Poi abbiamo questo, che è un attacco caricato. Poi cosa so? Su quadrato c'ho un calcio che può lanciare via i nemici storditi. E poi ho questo, che lo uso veramente poco, ma è utile se si fa così. E poi ho giù X, che è la mossa peggiore al momento. È utile in certi momenti, tipo posso farlo su di questo, ma una volta raggiunto il livello massimo di difficoltà è un po' difficile da utilizzare. Ah, poi abbiamo se si prende due volte avanti si corre. L1 per fare 180. Ma essenzialmente il loop del combattimento è abbastanza semplice. Si attacca al nemico, si rompe la guardia, si attacca al nemico finché non si stordisce e poi si va avanti. E a volte, ogni tanto, appaiono questi signori qui. E questi sono demoni. E appaiono normalmente a caso. Ma questo è il primo e è obbligatorio da sconfiggere da questo amico qua. Vediamo che ha intenzione di fare. E vediamo se riesco a farlo fuori in un... basta, vieni qua. E di solito i demoni sono molto molto forti. Facciamo questo. Rompi la guardia, vai. Arrivattene, eccola. Adesso se si muove viene qua. Di solito con i demoni possiamo premere R2 e attivare il Godend, che è una specie di Devil Trigger, e la barra sotto la vita. E ci muoviamo più velocemente, siamo invincibili e facciamo più danno. E ale. Via tu, per favore. Vediamo se riesco a... no. Ok, vai via un attimo, che mi prendo cura di te. Brutto tempismo.
Questo andrà però, sì. Te mi prendo la lancia, mi serve. Mi serve un po' di vitezza. Ok. Che altro ho detto? I demoni, ho detto il Goden. Anzi, ci sono anche le speciali. Penso ne vedremo una a breve. Se ho fortuna. No, ho due sfere fuori, mi sembra. Boh. Aspetta che controllo. Aspetta, aspetta. Cosa avevo visto fuori? Sì. Ah, qui il... il giornalino, questa qua, la carta del giornalino porno, il Playboy, quello che è, ti dà praticamente un God End assicurato. Sto ciccione un po' in mezzo alle balle. No. Grazie. Ok. E adesso mi prendo quello di te. Mi sei rimasto da solo. Uno dei delle cose principali da imparare in God End è crowd control. Che è molto molto difficile. Non averlo giocato una quindicina di volte, devo ancora impararlo bene. Cioè, conosco dei trucchetti, ma si ferma lì. Sì. Andiamo via un attimo, così se ne torna una casetta. Tra l'altro c'è un frutto lì, se lo prendo. E così se ne vanno. Perfetto. E questi li lanciamo di là. Questo l'ho fatto... No, ah, non l'ho fatto fuori. No, non voglio attaccare te. Ale. Ah, ok, adesso si inizia a giocare, dai. Adesso si inizia a giocare, che sono a livello massimo di difficoltà. Allora, mentre torno indietro e esploro un secondo, che mi sono dimenticato delle cosette. Prendi questo, prendilo. Nice. Grazie. Spieghiamo al volo il livello della difficoltà. Io mi sono normale, ma in realtà la difficoltà di questo gioco ha un sistema dinamico che rende il gioco più difficile più fai bene. E più facile più prendi botte. Che sembra un po' strano, ma in realtà giocare a livelli più alti non solo è più soddisfacente da un livello personale, ma anche ricompense più elevate a fine stage. E adesso siamo a livello massimo, che è morte. C'è stato livello 1, 2, 3 e poi morte è l'ultimo, che sarebbe 4. È un gioco di parole su 4 shin, che in giapponese vuol dire, tra le altre cose, anche morte. Un altro di questi? Cavolo, posso andare... posso spammare il God End a sto punto. Oppure posso prenderlo e far soldi. Adesso ci penso. Comunque ci sono, come avete visto, ci sono anche armi in God End che puoi trovare. Il primo livello ne è pieno, giusto per darti un po' di oggetti con cui giocare. Ecco. E che altro? Sembra aver spiegato tutto. Ah, non ho spiegato le speciali, giusto, che sono le due sfere vicino al livello di difficoltà. Praticamente se premo R1 entro in modalità roulette e posso usare una di queste mosse. E quelle gialle costano una sfera e quelle... quella blu, che ne ho una sola, mi pare. Sì, costa 2. E sono randomizzate ogni volta che tiro che apro la roulette, quindi devo... se ne voglio una in particolare devo stare attento dov'è, perché se vado oltre devo farmi il giro di nuovo. Oppure aprirla e chiuderla con triangolo finché non la becco, insomma. E le sfere si recuperano. Una te ne recuperi se muori senza sfere, se no queste carte qui, quella gialla ne dà 2, quella grigia 1 e quella con le fiamme ne dà 3. Ovviamente poi più avanti potremo averne fino a 5. Questo qui, siccome se vado troppo avanti arrivano altri 3 nemici, io gli tiro quello e mi nascondo qua e lo faccio venire qui. Tra l'altro quel ciccione lì è un altro demone garantito, è il secondo del gioco. Il primo l'abbiamo avuto prima e questo è il secondo, quindi... Tra l'altro non ho neanche God End pronto, però penso che se gli rompo la guardia una volta... Penso che il God End me lo prendo tranquillamente. Quasi, ok. Rompi guardia, perfetto. Vai. Vai, usalo. Tra l'altro, se questi si teletrasportano dietro, puoi fargli un contrattacco. Non l'abbiamo visto lì, però. Si può fare. Vai. Di base il God End lo vuoi tenere per questi qua, perché sennò
ti distruggono. Spazzola indietro, ok, ma può servire. Di solito quando sconfiggi i demoni o ti danno soldi o ti danno tecniche che potresti comprare nel negozio, ma a volte te le danno loro così non le devi comprare tu. Cosa c'è qua? Chissà, come che non abbiamo esplorato dappertutto. Qua sopra sono andato? Bisogna sempre esplorare dappertutto per... infatti c'erano casse qua. Non si sa mai che risorse trovi, perché alla fine del livello non puoi tornare indietro. Quindi meglio prendere tutte le risorse. Forse ho tempo per fare uno il livello successivo, che tanto è corto. Però dopo basta. Ho salvato il tizio qua, giusto? Quindi tu mi dai di solito vita. Vediamo. Va bene, prendiamole. Ah, ma ancora i tre tizi da far fuori qua. Tra l'altro io potrei correre direttamente alla porta lì e... Da quando si è aperto il cancello qua... E avrei potuto semplicemente correre alla porta lì in fondo e finire il livello. Ma voglio combattere, quindi questi tizi qua facciamo la bomba. Spende una sfera e... Allora. Anche perché siccome ogni kill mi dà... A parte i potenziali drop. Ogni kill mi darà soldi alla fine della stage. Quando batterò il boss mi conviene fare kill. Qui sono andato, sì. Ok, quindi a questo punto mi riprendo le sfere. Mi riprendo questo, wow, che mi dà soldi perché ho la barra piena. Qualsiasi risorsa che ti darebbe, non so, vita, sfere o god end, se non ti serve e la prendi ti dà soldi, il che ci piace. Partiamo al livello 2 con praticamente tutto. Ecco, questo è il menu tra le stage. E faccio una capatina al negozio, che ho 5.000 di gold. Vediamo se possiamo comprare qualcosa. Essenzialmente qua al negozio c'è questo tizio che è qui solo perché ho finito il gioco su un altro file, quindi mi dà una skin diversa se voglio. E la cosa principale, poi guarderemo un po' meglio sta zona in un altro episodio, questo è il negozio di tecniche. Ci sono potenziamenti, ogni stage te ne dà di nuovi. Cioè, potenziamento della vita, potenziamento al god end, quindi aumenti quella barra lì o aumenti la vita. Questo ti aumenta la combo base di uno, però non è esattamente il massimo, e poi spiegheremo perché un'altra volta. Vediamo cosa possiamo comprare qua invece. Questo potrebbe servirmi, è molto utile. Gli attacchi che fanno più colpi assieme sono molto forti. Sì, c'è solo quello di utile adesso, perché non ho tanti soldi. Potrei, volendo, vendere qualcosa. Vediamo, dritto, gancio, montante. Facciamo così, montante 1 lo mettiamo qua. E questo lo mettiamo come finisher. Potrei vendere qualcosa. Non solo questa. Questa comunque potrebbe essermi utile. Vabbè, al massimo, tanto soldi ne faremo a palate più avanti, non è un problema. Questa zona è la zona, diciamo, di allenamento relax, ma la spiegheremo più avanti. Facciamo un altro livello, che abbiamo tempo. Io salvo, che non si sa mai. Un bel po' di save, questa cosa, rifacciamo che... Diciamo che salviamo qua. Iniziamo a salvare ogni stage e facciamo tutta la memory card, praticamente. Let's stay in that hotel. I'll search for their base from here. Much better. Gene, are you listening? Have fun. Got nothing to do with me. Impossible! Must be hunting season. It's time to get to business, Gene.
What the hell? Huh? Check your back, smartass. Son of a bitch. Damn it, Olivia! Ok, vediamo se ho imparato a fare questa stage. Che l'ho provata prima, mi hanno fatto il culo malissimo. Vediamo se adesso ho imparato. No, 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 no. Ok, ne ho schivato. Ok, ciao, 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 ciao. Ok, ci ho provato. Ok. Tra l'altro giocherò molto in maniera codarda. Già ve lo annuncio, perché saremo principalmente a livello morte. E combattere più nemici in God End non è proprio il massimo. Si può fare, non è che non si può fare. Però bisogna essere talmente tanto bravi che io non ci riesco. Quindi finché riesco a tirare i nemici uno alla volta e farmi singolarmente, non ho problemi. Quando iniziano a essere di più, perché ho i problemi. Comunque, questi sono ancora easy. Non darmi demone, perfetto. Da adesso in poi i demoni saranno a caso, appaiono a casaccio. È una specie di meccanica simile a quella che c'è in Resident Evil 4, che io devo ancora giocare, perché tu ti sei aggrato, amico. Bom, beccati questo. Volevo tirartelo per farti arrivare qua, ma niente. Sbagliato. E che in Resident Evil 4 io non ci ho mai giocato, ma so che ci sono a volte dei nemici che si trasformano, o che tipo dalla testa gli spunta un mostro o qualcosa del genere. Quelli sono randomizzati. Tra l'altro Resident Evil 4 ha un sistema simile di difficoltà dinamica, solo che lì non lo vedi, qua invece lo vedi. 1, 2, 3, 4. Ah, sbagliato tempismo. Ok, vieni qua. E questo è un elite. E essenzialmente è come un tizio normale, ma più forte. E ha un paio di attacchi in più, ma... Posso buttarlo giù? Sì. E se lo butti giù non prendi drop. Se butti giù i nemici così non prendi drop, però non spawnano neanche i demoni. Quindi può essere utile. Siccome i demoni sono prefissati a inizio stage, cioè quando carichi, il gioco già decide quali saranno demoni. Se ne butti giù uno che il gioco ha deciso che era un demone, non lo fai. Semplicemente lo salti. E facciamo la sfida. In ogni stage, cioè almeno nella prima stage, nella stage 1 ce ne sono due di queste. Sono sfide che puoi provare gratis. Se le provi ti danno un checkpoint nel livello principale. E anche se muori non hai penalità, quindi puoi provarle quante volte vuoi. No! La bomba, please! E ok, rifallo. Ci spendo pure tutte le sfere. Ok, c'è un altro nemico dopo il ciccione. Spero non mi spawni troppo vicino. Ok. Questo qua è un nemico che vedremo solo dalla stage 2 in poi. Però lo possiamo combattere prima qua. E ha quella mazza che noi adesso prendiamo e gli apriamo il culo. Da me è andata benissimo questa qua. A volte ci impiego un bel po' di tentativi, ma tanto mi va bene morire qui, perché alla fine della stage hai delle penalità per quante volte muori. Però qui puoi morire quante volte vuoi, quindi non è un problema. Quindi adesso, se per caso moriamo, respawniamo qui e non all'inizio della stage. Ah, e tra l'altro un altro motivo per cui volevo fare sto gioco, perché se cerchi God End... No, aspetta. Se cerchi God End Ita su YouTube, parte trovi un paio di recensioni. C'è un collega content creator con circa 2000 iscritti che ha fatto due serie, una diversi anni fa, e non l'ha mai finita. Finisce arrivato tipo a tre quarti del gioco. E poi ha fatto un'altra serie in live stream, qui è arrivato penso alla fine della stage 3. Però non l'ha mai finito. Ci arriva? E ho sbagliato. Aspetta questi signori qua un secondo. Camper un attimo, giusto perché volevo parlare di questa cosa. Ma c'è un video, che magari lo linko sotto in descrizione, di due signori che tentano di fare la prima stage e non ce la fanno. Non mi ricordo se riescono nemmeno a passare il primo demone. Vediamo se riesco a tirare uno di questi. Di solito si può. Piano piano. Eccolo qua. Grazie. Quindi
Adesso io vado qui, se non ti rialzi in tempo e faccio questo. Ah, quello è l'unico attacco che non puoi schivare. Vabbè, vai giù, grazie. Quando si uccide uno di questi due, arrivano altri due tizi. Quindi adesso sono un po' più tranquillo. Vorrei evitare di usare God Hand in caso arriva un demone. Comunque, quei due tizi che non riescono neanche a passare il primo livello. Ok. Ok, aspetta. Sta diventando un po' un problema. Ok, aspetta un attimo. Rimettiti a posto. No, no, no. Qua ci rimango, ragazzi. A meno che non faccio così. Perfetto. Adesso che ce n'è uno solo, è molto più semplice. Ehi. Ok, calma. Ok, vai giù. Non voglio demoni, grazie. Anche perché ho poca vita. Io quelli come li faccio? Potrei usare il God Hand. Non ho roba da tirargli per attirarli qua. Riparlando di quei due signori non riuscivano a superare il primo livello. E quindi essenzialmente 20 minuti dove dicono che il gioco fa schifo. E no, ragazzi, il gioco non fa schifo. Siete voi che non siete in grado. È poco da fare. E ok, vieni avanti tu, perfetto. Ma non è che gli dico no, fate schifo, siete, non capite niente. Cioè sì, ma no, nel senso che mi hanno ricordato com'era per me giocare il primo livello la prima volta. E io sono morto non so quante volte al primo livello. E bisogna imparare un po' di trucchetti. Demone? No. Ok. Magari prendere un po' di vita non sarebbe male, no? Sono abbastanza semplici da far fuori se non fanno l'attacco con la pancia, che non puoi schivare con la schivata in su. È che lo fanno raramente, però questo è facile da schivare, questo si può schivare. Quando lo fanno il colpo laterale, quello non lo puoi schivare. Basta. Ok, vai, continuiamo così quanto vuoi. Ale, vattene, grazie. Ok, qua abbiamo anche finito. Tra l'altro, ancora una volta, da quando è sceso sto ascensore io potevo uscire. E clippo attraverso il palo, bello. E abbiamo una scenetta e poi penso finiamo. Azel. As the newest member of the four Devas, you had better have a good reason for calling us here. I've discovered the one in possession of the God Hand. Sure about that? I can feel it. Look at his left arm. He is a God Hand. God Hand is so blasé. Call me the Devil Hand. I don't care what you call yourself. I don't trust dirty humans. Your kind is so incredibly stubborn. Humans will be nothing but worker bees creating honey in our paradise. I can think of other things to do with mortal men. So many uses. They can be such wonderful toys. You loco, chica, no way! Let me deal with this human cabron. Shut up, fat ass! Get your legs off my table! Elvis, find out if this human truly is the God Hand. You're the boss. Ok, se pensate che quello è il peggio o meglio delle cutscene, no, 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 quello è il minimo, ci sarà. Da qui poi diventa solo che meglio o peggio a seconda dei gusti. Comunque, direi che ci fermiamo qua per oggi. Domani facciamo 1-3 e forse anche 1-4, che è il mini boss di metà del primo quadro, come lo chiama qua. Il primo stage.
Sì, dai, mi fermo qua, domani entriamo nel negozio, vediamo un po' meglio il negozio, un po' meglio il moveset e quelle cose lì. E alla prossima!